di Maurizio Pella. Maurizio, un pareggio, quello con la Fidelizzante, che dà continuità ai risultati, però ecco, ci voleva una vittoria per dare, ecco, sostanza ai due pareggi contro Matera e Benevento. Sì, siamo entrati in campo per cercare di prendere i tre punti. Primo tempo abbiamo giocato una grande partita, però il secondo tempo non siamo stati capaci di tenere la concentrazione alta e di chiudere la partita. Ecco, guardando un po' al calendario, proprio in questa partita si diceva è una cosa assurda far giocare una squadra di lunedì sera e poi farla giocare di sabato alle ore 14:30. Sarebbe stato magari più giusto dare, ecco, almeno la possibilità di questa di avere un giorno in più, anche in considerazione del fatto che diciamo, ecco, chi tira la carretta, ecco, se vogliamo dire il termine, sono sempre gli stessi e parecchi anche non sono in buone condizioni. Ma non penso sia stato quello, perché la squadra in questo momento sta molto bene, è un giorno in più, un giorno meno, non cambia niente. In altre categorie giocano ogni tre giorni e stanno pure bene. Ecco, dopo la gara con la Fidelizzante c'è il Messina, tu sei un ex di quella, diciamo, del Messina, però non proprio di quella che incontreremo. È una squadra che è retrocessa l'anno scorso, doveva fare la Serie D e si è ritrovata in Lega Pro. Ecco, ha perso la seconda gara proprio con il sorprendente Catanzaro, che sta, diciamo, ecco, andando a una velocità supersonica. Però è una squadra che gioca molto bene e mette in difficoltà diverse squadre. Ma il Messina è una squadra molto competitiva, hanno un buon allenatore e hanno fatto più punti di quelli che avranno magari meritati. Però noi andremo a Messina per vincere la partita. Ecco, l'anno scorso tu non eri con la Juve Stabia vincente, Messina per 3-0, ecco, nella Messina giocano due ex, cioè gioca un ex Martinelli che ha giocato nella Juve Stabia in Serie B e poi c'è un giocatore esperto, quindi è un mix di giovani e giocatori esperti. Che partita sarà? Quale partita ti aspetti? Ma ogni partita ha la sua storia, noi andremo lì cercando di fare la nostra partita, di giocare la palla, di creare il più possibile e poi ci prendiamo quello che ci dà il campo. Il mister Zavettini ti ha tenuto alle sue dipendenze nei sei mesi che è stato all'Aquila e fa molto affidamento su di te. Ecco, ti aspetti di giocare magari titolare, visto che sei un po' ripreso, ecco, dall'infortunio? Appunto, mi sono un po' ripreso. Quando sto in forma al 100% spero di dire la mia. Ok, grazie a te.